Buongiorno Nicolas. Buongiorno. Allora, torniamo un attimo indietro alla partita con il Palermo, una partita sicuramente molto bella la vostra dal punto di vista dell'intensità, anche come avete bloccato praticamente tutte le situazioni offensive del Palermo, tranne forse una conclusione da fuori, quindi insomma da questo punto di vista molto bene. Sì, mi ha fatto una gran bella partita che poi l'ho rivista quando sono arrivato a casa e si vede proprio che loro non trovano spazi per creare opportunità offensive. E poi noi su diverse ripartenze potevamo anche realizzare quello che ci avrebbe permesso di vincere la partita. Per cui è stata una bella partita equilibrata, magari i punti potevamo portarla a casa, però un bel risultato. C'è un po' di rammarico, però la cosa importante al di là della mancata vittoria è questo feeling ulteriormente ritrovato, no? Il pubblico, lo stadio era molto bello, la coreografia, insomma, tutto positivo. Ma quello sicuramente per noi è un motivo di soddisfazione, avere questo entusiasmo allo stadio incredibile, e vedere comunque e sentire tutta la città che ti viene dietro è una cosa molto importante che ci fa piacere. Dal punto di vista tuo, grande prestazione ancora una volta, veramente due terzi ti state trovando benissimo. Sì, ci stiamo trovando molto bene, ma penso che comunque sia un discorso collettivo, perché veramente dopo vedi i nostri due attaccanti che rincorrono tutti, che fanno contrasti così, per cui insomma quello sono segnati, quello poi aiutano anche noi a svolgere meglio la fase difensiva. E l'arrivo del possibile arrivo di Mora, cosa ne dici? Ma io sicuramente è importante, io ho giocato insieme a 2 anni, è un giocatore che ricordo brasiliano si perde pochi, ha tempi di inserimento, mi arriva spesso anche il gol, sicuramente sarà un giocatore importante, per cui insomma vediamo un po' cosa succede. Ti ha chiamato per avere informazioni? Sì, vediamo. Siamo comunque amici, ragazzi, un bellissimo rapporto, per cui ci sentivamo anche prima di questo interesse da parte dello Spezia. Per cui ripeto, adesso andiamo un po' da qui a fine mercato, cosa succede. E invece il Paladino cosa vi può dare? Il Paladino è sicuramente un giocatore con delle grandi doti tecniche, sabato è andato molto bene a mio avviso e niente, penso lavorare con il gruppo per entrare con gli automatismi della squadra. E sicuramente ci darà una grande mano. È stata una buona trattina di torna sole, no? Questa partita contro il Palermo, perché è andata una partita senza storia, insomma, dominata. No? Al contrario, invece, non avete sofferto il loro palleggio, anzi, avete tenuto il pallino del gioco. Chiaramente c'è anche il fattore campo, ma poi c'è uno Spezia che è puntini e basta per finire. Ma noi siamo contenti perché insomma finito prima della sosta in crescendo, un cammino importante, per cui dopo la ripresa avevamo anche nel vedere di riuscire a mantenere il trend, è stato così e siamo contenti. Ripeto, la partita sono stati riusciti tutti gli spazi e poi in diverse occasioni potevamo anche finalizzare il gol. E sicuramente tra lo Spezia della prima partita di andata e lo Spezia della prima partita di ritorno c'è un abisso e questo merito un po' di tutti, dello staff, dei giocatori, perché comunque hanno fatto una crescita veramente importante. Mi siete sempre espressi comunque bene contro le grandi squadre, insomma quelle che sulla carta erano le più dotate tecnicamente, comunque partivano per vincere il campionato. Sabato invece c'è una sfidaccia contro una squadra che un po' rappresenta le squadre operaie, una frase che piace dire sempre al vostro mister di Serie B. È anche in questo senso la cartina di tornasole, cioè le partite si vincono essendo perfetti tatticamente, cioè le partite si vincono con la trinta. Sì, sicuramente dovremmo essere più bravi di loro, sappiamo che il Cardi è una squadra di questo tipo, una squadra che lotta tutti i palloni, che magari succede poco di partenza, per cui è un campo un po' difficile, particolare, per cui sicuramente sarà una sfida importante, proprio perché dobbiamo comunque iniziare a fare punti pesanti anche fuori casa, ma c'è una data che abbiamo perso tanti punti con le squadre diciamo più piccole e per cui
qui che non è sorprendente del capo, magari altre squadre che sono in fondo alla classifica. E per cui sicuramente sarà un'altra prova di maturità e vogliamo continuare su quello che deve essere la nostra solidità, quello che siamo riusciti a conquistarci. Allora tu vedi da promozioni consecutive, no? con la Spal. Cos'è che c'è in questo momento nello Spezia che ricalca queste cioè, annate positive così come è appena passato? Perché insomma una crescita così esponenziale nel giro di un solo girone non è solo un fattore tecnico, probabilmente c'è dell'altro anche, no? Quindi è una questione di gruppo, di altre cose. Ma sicuramente io vedo veramente un grande gruppo unito, veramente bello, trovare sempre un allenamento, lavorare assieme. E, niente, ci sono comunque sensazioni positive, poi ripeto, anche l'entusiasmo che si è creato ha continuato deve essere alimentato continuamente perché è importante quando si trova anche vedere lo stadio così pieno, insomma, quando si creano quelle cose così si possono ottenere delle soddisfazioni, perché per arrivare a comunque dei risultati importanti ci vuole tutto l'insieme di cose, quindi la squadra, la città, il tifo, e per cui insomma sicuramente stanno creando delle situazioni. Ecco, una Spezia che stai cercando il capitale della Spal dietro l'altro. Anche questa squadra. No, dai, sono. Penso che comunque sin dall'inizio abbia andato bene il direttore della società, insieme allo staff tecnico, per cui insomma, prima di tutto scelgono uomini importanti che aiutano a creare un gruppo solido, un gruppo valido. Quindi questa è la cosa principale. Adesso si può dire che sotto questo punto di vista sono stati perfetti. Peraltro anche dietro siete in tanti e tutti di qualità. Tanti sì, siamo una squadra di veramente tanti titolari e comunque non è facile stare fuori, però quando poi si creano quelle situazioni dove sei il primo tifoso del tuo compagno che magari gioca al tuo posto, sono situazioni importanti. Quindi Carpi, insomma, adesso ora queste due trasferte soprattutto direi daranno un'ulteriore diciamo una risposta su quello che potrà essere il vostro campionato. Ma sì, guarda, adesso dopo magari verso marzo si vedono un po' più delineate le situazioni in classifica. Noi sicuramente dobbiamo continuare a fare quello che stiamo facendo nel miglior modo possibile, e per cui insomma sono due partite in trasferta importanti, perché fare due ottimi risultati vorrebbe dire tanto per noi. Sarete seguiti sicuramente dai tifosi, specie nel derby, poi pure in terra. Questo ripeto è una